ovviamente non serve qui dentro, no, qui dovete parlare fuori. Va bene, buonasera, benvenuti, grazie per aver partecipato all'iniziativa. Due parole, non certo per presentare il professor Pacini, ma per presentare il corso di perfezionamento. È il secondo anno, abbiamo voluto ripetere l'esperienza che l'anno passato è stata giudicata stranamente in modo positivo dai partecipanti. Il corso di perfezionamento in didattica della matematica e della fisica si rivolge essenzialmente agli abilitati nelle materie scientifiche e quindi a tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione nelle classi di concorso di matematica, fisica e di scienze naturali. Vuole essere un modo per così, cercare di mantenere un contatto, un aggiornamento, una possibilità di approfondimento su alcuni dei grandi temi della matematica e della fisica che poi i docenti si trovano a insegnare a scuola, in una forma che sia una forma la più semplice e la più simpatica possibile. Noi insistiamo soprattutto su questo aspetto, che è un aspetto centrale dell'insegnamento, anche se è il più complicato probabilmente, cioè per riuscire a essere efficaci bisogna anche saper comunicare, saper scegliere opportunamente cosa comunicare e le forme della comunicazione. Io ripeto sempre anche agli allievi della SIS, della scuola di specializzazione, che credo che uno dei motivi fondamentali, ce ne sono molti altri molto più importanti, del fatto che pochi studenti poi si iscrivono a matematica e a fisica, è il fatto che spesso viene dedicato un intero anno alla trigonometria per quel che riguarda la matematica e un sacco di tempo si perde su vettori e cose disastrosamente noiose per quel che riguarda la fisica. Allora, penso che sia importante riuscire a capire che l'insegnamento richiede anche attenzione nella scelta degli argomenti, che ora la grande libertà che è data agli insegnanti può essere un rischio, ma è indubbiamente anche un grande vantaggio, perché ciascuno può scegliere dei percorsi adattati alle classi che si trova davanti e anche probabilmente adattati ai tempi che cambiano. Allora, naturalmente, visto che questa è la filosofia del corso, abbiamo pensato di scegliere una persona e un argomento che siano pienamente all'interno di questa filosofia. Quindi abbiamo scelto un argomento che è un argomento che normalmente non si tratta a scuola, ma che è uno degli argomenti probabilmente più affascinanti, che è lo studio dell'universo, lo studio della vita delle stelle, no? Il tema di oggi, il titolo che abbiamo dato insieme al professor Pacini a questo incontro è Vita, morte e resurrezione delle stelle, con l'appendice, no? Che avete visto nella comunicazione a rete. Vabbè, per raccontarci questo argomento che è così bello e che speriamo che in qualche modo tutti quelli che sono in questa sala e che hanno come dovere istituzionale quello di insegnare ai propri alunni appunto la bellezza anche delle materie che essi devono studiare, abbiamo scelto come relatore di oggi il professor Pacini, che è una garanzia di comunicazione. Grazie ancora per essere intervenuti. Mi hai presentato come Berlusconi presenterebbe Emilio Fede, una garanzia di comunicazione, no? Scherzi a parte. La difficoltà di un incontro di questo genere per chi deve parlare e di non sapere molto bene qual è la distribuzione di interessi delle persone dentro, o alcune informazioni che siete tutti, seppure con backgrounds diversi, provenienti da studi scientifici e rivolti a insegnare materie scientifiche, siamo nelle scuole, so poco di più e quindi diciamo
Interrò abbastanza piuttosto generale, quindi mi scuso per tutti coloro che queste cose le sanno già tutte e se le sentono raccontare per l'ennesima volta. Effettivamente, diciamo, l'astronomia forse non serve meglio. Grazie. L'astronomia è una specie di cavallo di Troia per la scienza, nel senso che fra tutte le scienze quella che unisce più aspetti, l'uomo del Pleistocene si interrogava sul cielo, i filosofi di tutti i paesi, di tutte le civiltà, diciamo, che si sono susseguite si sono interrogati sulla natura di quelle fiammelle, sul perché di certi moti, perché l'apparizione ogni tanto di un oggetto con la coda o una stella improvvisamente più luminosa, eccetera. E si dice che il mistero dell'astronomia in questo senso fosse uno dei più antichi al mondo. Quello che oggi assistiamo, diciamo, è a un'esplosione effettivamente di interesse verso l'astronomia, e le motivazioni sono secondo me le stesse, di curiosità intellettuale in generale, diciamo, che contraddistingueva, diciamo, i nostri predecessori. Finiamo anche nelle prime pagine dei giornali. Oggi sulla Repubblica non l'ho ancora letta, ma c'è un articolo di Hawking in prima pagina, diciamo, non l'ho letta, e in effetti l'astronomia ha avuto un grande balzo in avanti. Beh, veramente un grande balzo in avanti lo ebbe quasi 4 secoli fa. Ci stiamo avvicinando al 400° anniversario delle prime osservazioni astronomiche di Galileo. Galileo, alla fine del 1609, per la prima volta utilizzò un cannocchiale per guardare il cielo e vide che la Luna era un mondo come la Terra. C'erano crateri, c'erano montagne, c'erano pianure. Cioè, vi rendete conto dell'importanza di questo, diciamo? Cioè, prima era speculazione filosofica, pochi anni prima al povero Giordano Bruno gli era andata male, diciamo. Da quel momento in poi, diciamo, si è detto che la Terra non era il solo mondo nell'universo. Tant'è vero che è proprio dei giorni scorsi la notizia che l'UNESCO ha benedetto l'idea che gli avevamo presentato come comunità astronomica internazionale di fare nel 2009 il 400° anniversario delle scoperte di Galileo l'anno mondiale dell'astronomia. Quindi vi annuncio che dopo l'anno mondiale della fisica ci sarà l'anno mondiale dell'astronomia nel 2009. Le scoperte di Galileo hanno avuto un enorme impatto nella storia dell'umanità. Abbiamo celebrato Cristoforo Colombo, ma in fondo Cristoforo Colombo ha solo scoperto l'America. Scoprire che ci sono altri mondi, e mentre, diciamo, i libri di Galileo effettivamente erano vietati, proibiti in Italia, e diciamo, credo che la liberalizzazione sia del 1820 circa, fino allora erano all'indice, diciamo, e la riabilitazione di Galileo è un quarto di secolo dopo la discesa dell'uomo sulla Luna, roba da matti, insomma, diciamo, però mentre in Italia, diciamo, Galileo in un certo senso si estingue, nel senso che le sue cose non escono più, non vengono pubblicate, è per me interessantissimo, è stato interessantissimo leggere recentemente un libricino francese assolutamente delizioso del 1686, circa 50 anni dopo della morte di Galileo, scritto da un filosofo che si chiamava Fontenelle, che scrive un libro che si intitola proprio La pluralità dei mondi abitati nell'universo. Vedete quanto poco prima abbiamo arrostito Giordano Bruno per questa qui. Eppure a Parigi esce questo libro ed è delizioso perché racconta delle serate che Fontenelle, il filosofo, passa con una giovane
Carina Marchese, Misoli Marchese, proprio c'è scritto, a spiegargli il cielo, le costellazioni, nel giardino della villa di lei. Cioè, insomma, usava, invece che le collezioni di farfalle o le stampe cinesi, usava le stelle, diciamo, no? Ed è un libro veramente delizioso, se vi capita fra le mani di qualche biblioteca vale la pena leggerlo. E l'astronomia, diciamo, si incammina anche verso essere una delle scienze che più, di cui più si parla nella società, libri tipo l'Astronomy pur Dan, Huygens, quello dei principi di Huygens, dell'ottica, eccetera, scrive un libro sugli abitanti della Luna. E poi si arriva a Verne, si arriva, diciamo, a Flammarion, a quelli attuali, eccetera. Ma c'è tutta una storia culturale di relazione fra l'astronomia e la società che è interessante. Però, ritornando al campo scientifico e senza divagare, se torniamo indietro di 100 anni, si sapeva che la Terra non era l'unico mondo, si sapeva che le stelle erano lontane, ma guardate bene che ci sono voluti circa 2 secoli dopo Galileo per avere delle misure attendibili delle distanze stellari, diciamo. E però si pensava sostanzialmente che l'universo, 100 anni fa si pensava che l'universo consistesse solo della nostra galassia. Oggi noi sappiamo che noi siamo parte del sistema solare di una grande ruota che fa un giro su se stessa all'incirca ogni 250 milioni di anni, che è la nostra galassia, quella che per ragioni di proiezione ci dà l'impressione della Via Lattea, però da un capo all'altro ci vogliono solo 100.000 anni. Questo succedeva fino alla metà degli anni 20. A quell'epoca i telescopi più grandi erano telescopi che avevano diametro intorno al metro. Insomma. Se posso far vedere alcune fotografie, sì, quando questa qui era la nostra bella collina d'Arcetri, non so se alcuni di voi hanno studiato lassù o alcuni corsi o quel genere, però il vecchio dipartimento di fisica, là, l'istituto di ottica, l'osservatorio, il panorama su Firenze. È stato messo lì perché a poche centinaia di metri dalla casa di Galileo. La prossima, e uno può immaginare il professor Abetti 100 anni fa, il quale aveva una moglie piuttosto dura. Pensate, quando io l'ho conosciuto, sono andato a casa loro una volta, c'era un giornalista che stava intervistando il professor Abetti, che aveva allora 85 anni giù di lì, e il giornalista gli chiede: ma lei, professore, rifarebbe l'astronomo se rinascesse? Si sente un urlo dalla cucina: lui si perché un cretino! Beh, bisogna aver saputo la fama di Abetti di sua moglie, che era direttore. Comunque, Abetti, diciamo, andava e, come in ogni altro osservatore del mondo, aveva il telescopio dietro casa. Oggi che succede a uno di voi che vuole andare ad osservare? Beh, diciamo, supponiamo di prendere la Leonora, tanto per, eccetera, no? Che voleva farlo alla fine del mese, non riuscirà a farlo perché deve fare un concorso di dottorato. Tipicamente, uno, per usare i grandi telescopi oggi, quello che deve fare, diciamo, è fare una domanda motivata di poter utilizzare per una notte, per 3 notti, per 15 notti un telescopio, però i telescopi che usiamo non sono più dietro casa. Sono soprattutto, per esempio, i telescopi europei che si trovano in Cile, dove è nato un consorzio, e, diciamo, quello che avrebbe dovuto fare l'Eleonora, diciamo, era di prendere un aereo, viaggiare per 24 ore sull'aereo circa, arrivare prima a Santiago, poi in un posto più a nord, dove però non era questo il caso. Questo qui è l'osservatorio europeo, la prima parte dell'osservatorio europeo, una dozzina di cupole in Cile. Io mi piace raccontare che la prima volta che io ci andai, in aereo da Santiago, un ballare dell'aereo assolutamente spaventoso, diciamo, fu una turbolenza, diciamo, enorme. E poi c'era una pista d'atterraggio, erano quegli aerei piccolini, una pista d'atterraggio a cui si scendeva giù,
pista in terra battuta, diciamo polverosa, pietrosa, eccetera. A quel punto vedo uscire da una capannina là dentro un omino che ci insegue con l'estintore, perché questo era tutto il sistema di sicurezza, qualcosa ti sei evitato, diciamo. E diciamo, questo qui era un grande telescopio di 3,5 metri con la cupola più in alto, però oggi è nettamente superato. La prossima diapositiva, perché l'Europa ha voluto porsi all'avanguardia delle cose, degli studi astronomici, e questa qui è una montagna che si trova a nord, parlano una lingua strana, come vedete, che assomiglia all'arabo, nel senso che destra e sinistra sono invertiti, ma non ha importanza, dai, tanto, diciamo, nessuno di voi c'è stato ancora probabilmente, quindi ok. Allora, lì è stata spianata una montagna a 2700 metri nel deserto dell'Atacama, e su in cima è stato fatto quel pianoro. Qui, quando io ci sono andato, c'era un cane morto come unico segno di vita in tutta la zona di circa 100 km, però tenete presente che il numero di notti serene in un posto come questo, serene ma belle, prive di turbolenze, eccetera, è intorno a 320-350 all'anno. Voi capite, se voi avete comprate una Ferrari, non la usate per le strade di Gubbio o per qualche posto qui intorno, per cui i grandi telescopi oggi vengono collocati in posti che hanno quelle caratteristiche di notti serene, perfetta trasparenza atmosferica, mancanza di luci artificiali, anche a volte a costo di tagliare una montagna. La prossima diapositiva vi fa vedere come appariva al momento in cui, diciamo, era stato predisposto il terreno. La prossima diapositiva, e qui c'erano già tre edifici con la cupola, questo qui, che pure è rovesciato, ma non lo muovo, tanto non ha importanza, è uno dei quattro, là sopra ci sono quattro telescopi che lavorano congiuntamente, la loro area è equivalente a quella di un unico telescopio di 16 metri, fate il conto di pi greco r al quadrato per un 16 metri e 4 volte telescopio di 8 metri è la stessa area. Questo qui è stato costruito in Italia a Sesto San Giovanni da parte dell'Ansaldo e adesso si chiama Ansaldo Camozzi. La cosa straordinaria è che se voi vi avvicinate a questa bestia qui e la toccate con un dito, si mette a ruotare e non si ferma più, non si ferma più, è esagerato, però diciamo ha delle condizioni, diciamo, di mancanza di attriti, mancanza di qualunque cosa, irregolarità meccanica, eccetera, assolutamente straordinaria. Ne sono stati costruiti quattro, sono stati portati su quella montagna sbancata e oggi costituiscono il più grande telescopio al mondo nell'emisfero sud. La prossima diapositiva vi spiego, ma perché i telescopi sempre più grandi? Una delle ragioni è che il potere risolutivo che uno raggiunge guardando qualche cosa, osservando qualche cosa, in altre parole la nitidezza delle immagini, se volete un linguaggio più semplice, diciamo, è tale che se noi vediamo quella cosa là, che è una galassia, o la vediamo qui, voi vedete quale differenza di informazioni viene dalle due immagini. Una delle cose che gli astronomi di cui hanno bisogno è un alto potere risolutivo, e più grandi sono i telescopi, gli specchi, migliore è il potere risolutivo, è quella che a scuola l'università abbiamo parlato come la J. Downs. E quindi grandi telescopi per vedere più nitido. Vedete, pensate a questo, guardate una montagna da lontano, vi appare verde, capite che ci sono degli alberi, però che tipo di alberi sono? Finché non prendete la vostra pupilla e la ingrandite usando un telescopio magari di qualche centimetro, è tutto un altro tipo di informazione. Allo stesso modo l'ingrandimento, quanto è grande, chi se ne importa se non vedi i dettagli? Mentre, diciamo, qui si cominciano a vedere i dettagli, e in generale uno dei motivi per avere un telescopio, diciamo, più grande è quello di avere un miglior potere risolutivo. L'altra cosa, evidentemente, più grande il telescopio, più debole può essere la sorgente osservata.
cioè gli oggetti astronomici sono così lontani che arriva ben poca luce, e se voi la guardate attraverso l'occhio umano, poi con un telescopio così, poi così, eccetera, è chiaro che più grande avete il telescopio, più fotoni raccogliete e più riuscite quindi, diciamo, a vedere oggetti lontani. Ma lì, se voi vedete oggetti lontani, interviene un'altra cosa molto importante, che se sono lontani la luce ha impiegato un sacco di tempo prima di arrivare fino a noi. Quindi noi stasera, osservando, vediamo della luce che è partita, poniamo, 12 miliardi di anni fa. Così come se vi arriva oggi una cartolina di qualche vostro amico che ve l'ha mandata in vacanza nel mese di agosto, e delle volte alla posta fanno questi scherzi, voi non sapete come lui sta adesso, ma sapete che lui era molto contento nel mese d'agosto al mare e cose del genere. Nello stesso modo l'astronomo che usa un grande telescopio vede cose molto lontane, vede il passato dell'universo. E quindi l'altra ragione per avere grandi telescopi, se volete, è per poter indagare oggetti deboli come si erano tanto tempo fa. Quindi l'astronomo che diventa archeologo, dico delle volte. La prossima diapositiva vi dice naturalmente che in alcuni casi questa cosa si fa dallo spazio. Questo è Hubble Space Telescope, come tutti avranno riconosciuto, che guarda verso il cielo, in questo caso non c'è turbolenza atmosferica perché siamo sopra, non c'è illuminazione artificiale perché siamo ben lontani dalle luci, però diciamo una cosa di questo genere, sono telescopi di circa 2 metri, questo qui fatto adesso, se li progettano più grandi, però diciamo il limite finora nello spazio è quello che i costi sono così elevati, le tecnologie complesse, ma direi che i costi sono ancora più determinanti, che uno non riesce a fare nello spazio quello che riesce a fare per terra, anche nell'astronomia ottica, per non menzionare poi il fatto che in alcuni casi le stelle buttano fuori raggi X, le galassie buttano fuori raggi X, o infrarossi, o ultravioletti, o gamma, eccetera, e non tutte queste radiazioni raggiungono la superficie terrestre. Alcune di queste radiazioni vengono assorbite dall'atmosfera, quindi in quei casi è inevitabile andare nello spazio, ma nelle radiazioni ottiche, per esempio, andare nello spazio si riesce a farlo solo con telescopi relativamente piccoli, diciamo. L'Hubble Space Telescope ha avuto una vita gloriosissima, si avvicina alla fine, è stato deciso di prolungarne la vita ancora per qualche anno, vedremo quanti. Però diciamo il sogno attualmente americano della NASA, o forse gli ordini del Presidente degli Stati Uniti, sono piuttosto quello di puntare verso l'esplorazione del sistema solare, in particolare quello del pianeta Marte. Speriamo che non sia perché il pianeta Marte è un pianeta rosso e vogliono fare una guerra preventiva, diciamo, però diciamo, non è ovvio che un telescopio spaziale di 15-20 metri nell'ottico, diciamo, verrà fatto nei prossimi anni, anzi certamente no, mentre a terra si parla ormai di telescopi di 30, 50, 100 metri anche, da realizzare nei prossimi decenni. La prossima diapositiva vi dice appunto che oltre che nel frattempo sono venuti in funzione altri tipi di strumento, dicevo prima i vari tipi di radiazione che i corpi emettono, uno dei parametri principali è la temperatura, per esempio se qualche cosa intorno a 6.000 gradi emette soprattutto luce gialla, nel caso del Sole, se è diciamo 4.000 gradi, 3.000 gradi emette magari o più sul rossiccio, se decine di migliaia di gradi in superficie emette soprattutto nell'ultravioletto, se 10 milioni di gradi emette soprattutto raggi X, però ogni corpo secondo le leggi della fisica emette tutte le radiazioni in una proporzione che dipende sostanzialmente dalla temperatura. Quindi diciamo, le onde radio che sono emesse da ciascuno di noi, da molti astri, da alcuni in modo particolare, vengono osservate con delle grandi antenne. Questa è l'antenna più spettacolare che esista all'isola di Porto Rico, era una cavità naturale che è stata riempita
con un'antenna che guarda verso lo zenith, però c'è un sistema che manda, che raccoglie le onde radio e le convoglia giù nello specchio, diciamo. Sono 300 metri di diametro, che non è male, e ho raccontato già altre volte, diciamo, no, la cosa più impressionante di questo radiotelescopio, che tra l'altro appare nel film Contact con Jodie Foster, se qualcuno ha visto quel film, La scoperta degli extraterrestri, perché è fortemente impegnata nel programma SETI questo telescopio, Jodie Foster appunto scopre i segnali radio artificiali utilizzando il telescopio di Arecibo. Ma la cosa più impressionante è che lì ci sono milioni e milioni di ranocchietti grandi come un'unghia, che fanno un concerto che non capisco quale extraterrestre riuscirebbe a... la prossima diapositiva vi fa vedere altri sistemi, antenne. Anche in Italia abbiamo delle ottime antenne vicino a Bologna, in Sicilia. Questo qui è il cosiddetto Very Large Array nel Nuovo Messico, qui ne vedete un pezzo. La prossima, sono antenne, se ricordo bene, di 25 metri o di 30 metri. La prossima diapositiva ve le fa vedere tutte insieme, ognuna un'antenna così grande, e vengono utilizzate, diciamo, per captare onde radio. Chiaro quindi che l'astronomia, la prossima diapositiva non mi ricordo quale sia, è chiaro quindi che l'astronomia, diciamo, si avvale di metodologie e di tecniche che sono ben diverse da quelle di un secolo fa. È chiaro che questo qui ha portato a dei fortissimi cambiamenti, sia nel modo di lavorare. Scusa, ma mogliettina mia, me ne vado domani, o maritino mio, perché diciamo, me ne vado a osservare in Cile e torno indietro fra 5 giorni, diciamo, e non vado su in cupola, vengo a letto un po' più tardi, come poteva succedere un secolo fa. Allora, diciamo, cosa è successo dell'idea che la nostra galassia fosse tutto l'universo? Immaginiamoci che questa immagine qui si riferisca alla nostra galassia e che ce l'abbia portata quel simpatico ragazzino che era E.T., avendola presa durante il suo viaggio. Beh, noi ci verremmo a trovare, questa è una galassia spirale, come si dice, noi ci verremmo a trovare a una distanza di circa 2/3 dal centro. Da un estremo all'altro la luce ci metterebbe circa 100.000 anni, mica male, diciamo, nonna, e girerebbe su se stessa come la ruota di un carro, eccetera. In realtà, quando si è passati da un telescopio di un metro, che era la caratteristica agli inizi del Novecento, a un telescopio di 2,5 metri in California, si è visto che di oggetti come questi ne esistevano tanti, tanti altri. Cioè, la nostra non era tutto l'universo, ma che alcune cose che apparivano macchiette, eccetera, erano in realtà delle galassie più lontane. La prossima diapositiva vi fa vedere, chiaramente la mia vista si indebolisce, non riuscivo a vedere bene, comunque, questa qui è un'altra galassia, diciamo, e oggi noi astronomi conosciamo all'incirca, o studiamo, 100 miliardi di galassie. La dimensione, tipicamente una galassia come la nostra a sua volta ha circa 100 miliardi di stelle, cioè la nostra galassia ha 100 miliardi di stelle e una di 100 miliardi di galassie. Cosa significa in termini di dimensione di universo esplorato? Significa sostanzialmente che se un secolo fa si vedeva fino a una distanza di 100.000 anni luce, adesso, diciamo, si va a distanze che sono intorno a 13-14 miliardi di anni luce. L'universo che esploriamo oggi in volume, è importante dirlo in volume, è 1 milione di miliardi di volte, in altre parole 15 zero, più grande dell'universo che esploravano 100 anni fa. Cioè, tutte queste galassie, diciamo, portano a un universo, diciamo, che è 1 milione di miliardi di volte più grande in volume. E, diciamo, chiaro quindi, diciamo, il progresso che ha fatto l'astronomia, ed è chiaro quindi anche una certa giustificazione per l'affermazione che hanno fatto, per esempio, l'Accademia Americana delle Scienze, che l'astronomia sta attraversando adesso
un periodo che è confrontabile per l'importanza delle scoperte con quello di Galileo. L'astronomia è anche cambiata concettualmente. L'astronomia ha sempre avuto uno stretto rapporto con la fisica. A volte mi fa ridere chi è che guida l'altro, eccetera. Cioè, io non lo so se la realizzazione della forza di gravità, la comprensione delle leggi di gravità sia una cosa d'astronomia o di fisica. Diciamo, le reazioni nucleari chiaramente sono state una scoperta dei fisici che poi ha permesso di capire l'evoluzione delle stelle. Ma di tutti i generi, diciamo, se ne possono tirare fuori, è un fatto che hanno marciato estremamente insieme, a volte la relatività generale è quasi tutta di applicazione astrofisica oggi, diciamo, cioè applicazione a situazioni cosmiche. Quello che c'è comunque è che l'astronomia è cambiata, nel senso che in passato, se uno pensa a un paio di secoli fa e forse anche in epoche più recenti, l'astronomo cercava di scoprire un nuovo corpo celeste, un nuovo pianeta, una nuova stella variabile, o determinarne il moto. Cioè era essenzialmente una visione, quella che a volte scherzando, invece naturalistica, no? Di catalogare le farfalle, catalogare le stelle, eccetera, che è peraltro ricchissima di informazioni. Quello che è cambiato è che in realtà nell'ultimo secolo l'astronomia essenzialmente si pone domande relative non tanto a quanti pianeti ci sono, che pure è una cosa importantissima, ma piuttosto come sono nati i pianeti intorno al Sole, come è nato il Sole, come sono nate le stelle, come nascono le stelle, come è nata la galassia, come è nato l'universo. E se volete, diciamo, la domanda più grossa di tutte cui l'astronomia può portare un po' di contributo è come è nata la vita nell'universo. Ovviamente significa da un lato di capire in laboratorio, dall'altro di vedere dove nel cosmo ci sono delle condizioni appropriate. Quindi l'astronomia, diciamo, tocca un po' tutte queste scienze e si è posta nella logica soprattutto di capire il divenire, l'evoluzione, la nascita, vita e morte degli oggetti, e ovviamente anche la resurrezione, perché in alcuni casi la morte è solo un primo passo. La prossima diapositiva, vedete cosa c'è dentro una galassia, come nascono le stelle. Innanzitutto dovete sapere che all'incirca nella nostra galassia nasce una stella ogni mese. Cosa c'è, diciamo, nella galassia oltre alle stelle? Oltre alle stelle c'è vuoto fra di loro, ma non è un vuoto completo. C'è del gas con una densità molto bassa, all'incirca un atomo per centimetro cubico. Se voi pensate quanti atomi voi state ingoiando, io sto ingoiando ogni momento respirando e parlando, mi immagino un numero che adesso non riesco a valutare, ma uno seguito da 20 zero, una cosa di questo genere, diciamo, no? E nel cosmo ce n'è solo uno per centimetro cubico. Questa è una foto di un pezzo di cielo, vedete quante stelle, però vedete quella zona scura e vedete anche lì c'è un po' meno fitto di stelle, però questa zona cos'è? Vedete? Non è che gli mancano le stelle. Se uno prendesse un aspiratore e soffiasse via o catturasse tutta la polvere e tutto il gas, perché è un miscuglio che c'è qui, le stelle che sono dietro apparirebbero. Cioè, quello che succede è che in una foto come questa mette in evidenza che ci sono delle regioni dove le stelle sono oscurate da polveri e da gas, in pratica da smog cosmico, e queste nubi, diciamo, sono diffuse, diciamo, dentro tutta l'area della galassia. In totale fanno un 5% della massa della galassia, molto più in stelle, però ce n'è nella nostra di circa un 5% che è sotto forma di gas e di polvere. Che succede allora nella galassia? C'è una stella, poi ci sono questi atomi che si muovono di agitazione termica dentro. Beh, i tempi sono molto lunghi e si esercita la forza di gravità.
A quel punto la forza di gravità tende ad aggregare, e per cui all'interno di una galassia si formano delle grandi nubi, come può essere questa qui, oppure più esplicitamente una foto della prossima grande nube, che è la nebulosa di Orione, che potete cominciare a rivedere con un binocolo nelle prossime ore. Ieri sera, l'altro ieri sera mi sono accorto che verso le 11:30 Orione, siamo proprio in inverno, e con un binocolo voi riuscite a vedere la nebulosa d'Orione, diciamo, no, no. Allora, la gravità fa sì che i gas si addensi in una nube di questo genere, e poi quello che succede è che all'interno di una nube di questo genere ci possono essere regioni di densità maggiore e regioni di densità minore, fluttuazioni nella densità. Supponete di avere questa nube e avete una zona dove si condensa un po' di più la materia rispetto alla media. A volte faccio il paragone molto irriverente col fare la polenta, quando facendo la polenta venivano i gnocchi. Supponete che dentro si faccia una condensazione di materia. Chiaro che quella lì è un centro di attrazione maggiore dell'ambiente circostante. Quindi chiaro che se in questa nube io ho una zona dove si è formata una condensazione, la materia intorno gli casca addosso. Questo è il processo che viene chiamato di instabilità gravitazionale, diciamo, no? Jeans, è il processo che dà inizio alla formazione di una stella. Cosa allora, diciamo, in una piccola zona, per esempio qui, ma simultaneamente può accadere qui, in più punti, simultaneamente si è addensato un po', e allora la roba è un processo che porta a un'escalation, diciamo, no? Qual è la cosa fondamentale che succede quando della materia si condensa? Supponete che io abbia un mattone e che sia una giornata d'inverno con del ghiaccio per terra o della neve ghiacciata. Io prendo il mattone in mano e un professore, anzi voi siete professori in buona parte, diciamo, no? Dice, io qui c'ho un'energia potenziale. E vedete, uno dice, ma che vuol dire? Dice, va bene, tolgo la mano. Che succede? Succede che il mattone casca giù. Diventa energia cinetica, quello già è più concreto. Poi casca sulla neve. Che succede? Succede in realtà che un pochettino di neve si fonde. L'energia che abbiamo chiamato potenziale inizialmente diventa energia cinetica, diventa calore nel momento in cui il mattone viene bloccato, e in quel momento, come con i freni, quando uno frena troppo, diciamo, si riscalda, diciamo, quella neve lì viene, diciamo, un po' fusa, ovvero la massa che si sta condensando nella nascita di una stella diventa sempre più calda. Quanto tempo ci mette per diventare una stella vera e propria? Beh, all'incirca, diciamo, ci mette 1 milione di anni. Cioè non nascono le stelle in 9 mesi, ma all'incirca 1 milione di anni. Quando è che una stella è nata? Beh, vedete, diciamo, uno potrebbe dirsi, beh, a un certo momento la contrazione non continua più, perché è diventata abbastanza caldo che i gas della stella possono tendere a sfuggire. In altre parole, una stella esiste perché da un lato c'è la gravità. La gravità, diciamo, fa sì che tenderebbe a comprimersi. Però i gas, aprite un copertone diciamo di una gomma d'automobile, i gas o di una bombola scappano. Quindi se non ci fosse la gravità scapperebbero. Se ci fosse solo la gravità, collasserebbero completamente. Ci vuole un equilibrio in cui la forza di pressione bilancia la gravità e viceversa. Questo qui è successo per il Sole circa 4 miliardi di anni fa. Il Sole allora si è condensato e ha formato, diciamo, ci sono più o meno, come è avvenuto? È avvenuto probabilmente col fatto che questa nube che ha dato origine al Sole
si è condensata, però ruotava un po' inizialmente questa nube. Allora, se questa qui ruotava e successivamente si contrae, ruota sempre più forte. Il famoso esperimento, diciamo, sul seggiolino da barbiere, diciamo, che viene riportato, veniva riportato in molti libri, oppure conservazione del momento angolare, diciamo, no. Comunque, una cosa che ruota, che viene, diciamo, compressa, ruota più in fretta. Allora, diciamo, il proto-sole, quello che è nato il sole, probabilmente verso il dentro ruotava poco ed è rimasto, diciamo, sostanzialmente sferico, fuori ha formato un disco. Perché era una situazione in cui rotazione, forza centrifuga e gravità, diciamo, si bilanciavano. Dal disco sono nati i pianeti, dalla parte centrale è nato invece il Sole. La prossima diapositiva, probabilmente non sono nati i pianeti veri e propri, sono nati dei grandi... questa qui è un'idea del disco in cui ci sono anche... queste masse che si sono condensate, è passato un periodo estremamente tempestoso che è oggetto di studio in questo periodo più che mai, diciamo, su come si è formato davvero il sistema solare, ma sembra indiscutibile che si è formato da un disco che circondava appunto l'astro Sole. Finché a forza di sbattere uno sull'altro, eccetera, eccetera, si è arrivati all'attuale configurazione del sistema solare. Non tutto il materiale è stato utilizzabile, è stato utilizzato, tant'è vero che un po' di questo materiale si ritrova in giro, gli asteroidi. Sapete, gli asteroidi, si parla spesso di un pericolo degli asteroidi, è chiaro, ogni tanto viene giù un asteroide. È chiaro anche che ci sono state, ci dicono i geologi, i paleontologi, eccetera, periodi in cui la vita sulla Terra ha avuto dei cambiamenti drammatici, le grandi estinzioni, diciamo, una di queste qui è l'estinzione di 65 milioni di anni fa dei dinosauri. Non so se conoscete la storia dell'estinzione dei dinosauri, che quasi ci tocca da vicino noi in Toscana, perché la prossima diapositiva vi fa vedere, vicino a Gubbio ci sono delle zone dove le rocce sono estremamente ben distinte, e ognuno di questi strati di roccia che corrisponde a un'epoca in cui quella roccia era affacciata verso l'atmosfera direttamente, non sottoposta ad altri, cioè ciascuno di questi strati può essere datato, vuol dire quando è che questo qui era a contatto con l'aria diretta, eccetera. E quello che succede è che gli strati che hanno 65 milioni di anni vengono attribuiti, diciamo, gli viene attribuita una quantità, l'analisi che peraltro fu fatta da Alvarez, un premio Nobel della fisica dell'Università di Berkeley in California, c'è una quantità notevole di iridio. L'iridio è un elemento che sulla Terra si trova poco, essenzialmente in occasione di fenomeni vulcanici, se non sbaglio, fra di voi probabilmente c'è qualcuno che in queste cose le sa meglio di me. Perché tanto iridio? La cosa buffa è che nella Terra ci sono altre situazioni di questo genere. Ogni qualche volta andiamo a vedere lo strato 65 milioni di anni fa, viene fuori che è molto ricco di iridio. L'altro posto dove c'è l'iridio è in abbondanza, relativamente, diciamo, abbondanza, e nelle meteoriti, nelle comete, in queste cose che girano nello spazio. L'interpretazione è che 65 milioni di anni fa un pezzo di cometa, un nucleo di una cometa o un bel asteroide piombò sulla Terra ed è sospettato un luogo fuori del Messico, coprì la Terra di polveri, di iridio e così via, quelle che allora erano scoperte, oggi noi le ritroviamo. A Gubbio, tra l'altro, è bellissimo perché c'è un cartello che dice trattoria, così così sotto, luogo turistico, dice vela dell'iridio, non capisci se la trattoria ti danno iridio, pezzo di dinosauro. E comunque 65 milioni di anni fa probabilmente è caduto,
diciamo, Gubbio non è che sia caduto su Gubbio, è caduto in Messico, però il grande rivolgimento che c'è stato sulle condizioni della meteorologia terrestre ha fatto sì, diciamo, che ci si può accompagnarsi all'estinzione. Ci sono state altre grandi estinzioni, è probabile che ciascuna di queste qui possa corrispondere, o molte di queste corrispondano a fenomeni cosmici. Che fare? Io non lo so, credo che la cosa più importante sia cercare di determinare effettivamente l'orbita di tutti questi pezzettini di cose. Dubito della saggezza di conservare arsenali di missili nucleari pronti a sparare quando nell'anno 857.000 eccetera eccetera, no, arriverà un asteroide, perché nel frattempo ci sarà stato qualche generale folle, strano amore, che avrà detto che bei giocattolini, diciamo, no? Quindi non credo, diciamo, però è chiaro che è un problema, perché se l'umanità dovesse vivere prima o poi gli tocca, però io non me ne preoccupo di quello, mi preoccupo di altre cose eventualmente. Allora, il Sole e il Sistema Solare sono nati in questo modo. Voi sapete tutti, non ve la sto a raccontare, che cos'è che tiene acceso il Sole per tanto tempo. Quello che tiene acceso il Sole per tanto tempo sono le reazioni nucleari all'interno. Il Sole in superficie a 6.000 gradi, dentro a temperature vicino a 20 milioni di gradi. Dentro l'idrogeno, data l'alta temperatura, si muove così velocemente che le collisioni protone-protone, nucleo di idrogeno, nucleo di idrogeno, portano praticamente in contatto, andrebbe precisato, ma i laureati in fisica mi perdonino, diciamo cosa vuol dire, però essenzialmente i protoni vanno a sbattere attraverso l'effetto tunnel, in realtà questa è la cosa, e nella reazione si libera energia, viene trasformato in deuterio. Poi ci sono altre reazioni, praticamente il Sole sta funzionando da 4 miliardi di anni bruciando idrogeno e trasformandolo in elio. Quando il Sole avrà finito di bruciare l'idrogeno e di trasformarlo in elio, diciamo, attraverso appunto queste reazioni nucleari, diciamo, ci sono vari processi che si innescano, ma il processo dominante sarà che, visto dall'esterno, il Sole apparirà sempre più grande, si espanderà negli strati esterni, mentre il nocciolo si contrarrà sempre di più. Il Sole è a metà della sua vita, non c'è da preoccuparsi, diciamo, però è un fatto che fra circa 4-5 miliardi di anni il Sole sarà molto più grosso, arriverà probabilmente anche ad assorbire la Terra, mentre il suo colore sarà rosso perché la sua temperatura superficiale sarà più bassa. A partire da quel momento, la prossima diapositiva, questa è un'altra dopo, ah, ma sono sistematicamente messi strani, ok, no, comincio a sospettare che qualcosa è successo nel caricarle, perché è troppo sistematico, cioè, quello che succederà alla fine al Sole, diciamo, sarà che gli strati esterni verranno soffiati via, mentre il nocciolo centrale diventerà un astro grande come la Terra. La Terra è circa 10.000 km. 10.000 km, diciamo, più o meno la densità della materia a quel punto nel nocciolo del nostro attuale Sole sarà dell'ordine di una tonnellata per centimetro cubico. Cioè il Sole perderà verso l'esterno gli strati esterni e questi qui ritorneranno in ciclo nello spazio interstellare. Il nocciolo invece diventerà qualcosa con una densità di una tonnellata per centimetro cubico. Una delle cosiddette nane bianche. Nane perché è piccola, bianca perché sarà estremamente calda derivando dagli strati interni almeno agli inizi. E di nane bianche nella nostra galassia ce n'è già pressa poco 10 miliardi. Il Sole, cioè la nostra galassia vive da parecchio tempo, un certo numero di stelle sono già morte, eccetera, eccetera. E quindi questo è per il Sole. Cosa succede invece per le stelle più massicce del Sole?
Le stelle più massicce del Sole continuano le loro reazioni nucleari e in modo estremamente schematizzato posso dire che l'elio viene trasformato in carbonio, il carbonio viene trasformato in ossigeno, l'ossigeno viene trasformato in altri elementi, quindi c'è tutta una serie di accensioni di combustibili nucleari che determinano la vita delle stelle quando esse sono più massicce. Cosa succede alla fine di tutto ciò? Alla fine di tutto ciò succede che la stella, quando non ha più combustibile nucleare di nessun tipo che può utilizzare, irraggia perché è calda. All'interno non si rifornisce l'energia, quindi si raffredda. Quindi la stessa massa si trova sotto un gas più freddo con meno pressione, quindi fa splash e collassa. Il nocciolo centrale, che prima era diventato una nana bianca con tonnellata per centimetro cubico, adesso addirittura diventa un oggetto di pochi chilometri, non grande come la Terra, ma grande come Siena, con una densità di 1 miliardo di chilometri, di un miliardo di tonnellate per centimetro cubico. In quelle condizioni si può far vedere una cosa, che il gas è fatto quasi tutto di neutroni, si formano le cosiddette stelle di neutroni. Questo qui vi dà la schematizzazione, la stella, la parte rossa che esplode, le parti centrali che diventano una stella di neutroni molto piccola. Questa qui era un'ipotesi che era stata avanzata già negli anni 30, 1930, da parte di due astronomi americani, anzi uno europeo e uno americano, i quali avevano detto che forse alla fine della vita di una stella nasceva una stella di neutroni e che la formazione di questa stella di neutroni, che è un collasso rapido, libera anch'essa energia gravitazionale, cioè energia potenziale che diventa energia cinetica e poi calore, e quindi liberando energia nella sua formazione avrebbe buttato fuori questa energia sotto forma in realtà di neutrini e fatto esplodere la parte esterna, cioè che le stelle di neutroni bisogna trovarle essenzialmente nei resti di supernova. Questo fenomeno dell'esplosione di una stella si chiama supernova. Cosa sappiamo noi, cosa sapevamo sulle resti di stelle di neutroni? Sulle stelle di neutroni nulla. Io ci lavorai per la mia tesi in seguito a una circostanza molto fortunata che il professor Gratton, con cui facevo la tesi a Frascati, mi affidò un pacchetto di lastre di vetro fotografiche ottenute in tante notti di lavoro nella Pampa argentina tanti anni prima. Me le affidò in un'occasione di trasferimento di materiale da una stanza all'altra, mi sbatte contro una porta e cascò tutto il suo lavoro di molte notti di osservazione fino in pezzettini di vetro. Essendo una persona gentile, non dico che fosse felice, però si limitò a dire: beh, meglio che tu ti preoccupi delle stelle di neutroni che nessuno ha mai visto, anziché questo è l'inizio del mio amore per le stelle di neutroni, e infatti come trovarle? Queste stelle di neutroni che appunto nei primi anni 60 erano una cosa che uno poteva affidare a un laureando incosciente. La prossima diapositiva dice: se sono in occasione di supernove, la prossima, questa qui si riferiva a una cosa. Ecco, qui per esempio voi vedete un resto di supernova, questa qui è vecchia varie decine di migliaia di anni. Vedete i filamenti di gas, sono i filamenti del gas che viene espulso durante l'esplosione. La prossima diapositiva invece ve ne dà una molto più ed è la cosiddetta nebulosa del granchio. Vedete i filamenti, questo è il gas della stella. Questa stella è esplosa nel 1054 d.C. L'hanno osservata gli arabi, i cinesi, gli indios d'America, comincia ad esserci qualche testimonianza anche di osservazioni fatte in Europa.
Oggi come oggi il gas che vedete lì intorno, quei gas lì si espande alla velocità di 1000 km al secondo, in un secondo l'Italia. Quindi non è poco. E quel gas è chiaramente il gas che proviene dalle stelle, però vedete la zona blu? La zona blu è una cosa completamente diversa che nessuna teoria classica della radiazione di gas caldi poteva spiegare, perché ci fossero, diciamo, quelle radiazioni lì. E infatti fu scoperto che quella zona che vedete in blu, diciamo, si vede molto bene anche nel radio, anche con i raggi X, anche con i raggi gamma, oggi sappiamo, oltre che ultravioletti, infrarosso, eccetera. E non è semplicemente dei gas caldi, bensì, diciamo, è dovuta a particelle in moto alla velocità della luce, quindi praticamente, diciamo, 300.000 km al secondo, che si muovono in un campo magnetico là dentro. Cos'è che voi insegnate ai vostri studenti quando gli parlate di campo magnetico e di particelle? Beh, probabilmente, diciamo, a quel livello nulla, però se voi prendete un campo magnetico, una calamita, e prendete una particella e la mettete lì, quando la particella passa vicino al magnete, si esercita quella che conosciamo come la forza di Lorentz, ricordate, no? E viene deviata, cioè viene accelerata in senso proprio della meccanica, accelerazione e anche un cambiamento di direzione. Allora là dentro ci sono particelle alla velocità della luce, c'è un campo magnetico e questa interazione fra le particelle in moto alla velocità della luce, l'altro, genera della radiazione e non sono quindi semplicemente dei gas caldi, ma sono i gas ultra caldi, così caldi da essere in moto alla velocità della luce. Quanta luce viene fuori da lì? Se per luce intendiamo il complesso che va dalla luce alle onde radio fino ai raggi gamma, sono circa 10 alla 38 Hz al secondo, 100.000 volte la luminosità del Sole. Cioè quell'oggetto che è morto mille anni fa ormai, 950 o giù di lì, diciamo, tuttora irrangia le varie frequenze una quantità di energia totale che è pari a 100.000 volte l'energia irraggiata dal nostro Sole, quindi sarà morto, però è abbastanza vivo, diciamo. Perché più tutti gli gas si muovono molto velocemente, questa qui è la nebulosa del granchio, Crab Nebula. Chi è che gliele manda queste particelle? Da dove vengono? Le stelle normali ne hanno pochissime, nel cosmo ci sono i raggi cosmici che sono molto di meno della concentrazione che si ha lì. Da dove vengono? Quando si vede la luce delle stelle dice da dove viene? Dalle reazioni nucleari. Ma questa luce qui, diciamo, che richiede particelle relativistiche, chi è che le produce? Mica c'è lì un sincrotrone del CERN o un acceleratore in generale del CERN. Lo stesso problema è il campo magnetico. Cosa succede col campo magnetico? Diciamo, perché intorno il campo è un milionesimo di Gauss e là dentro è 100 volte più grande. Quindi questo qui era diventato un pochettino un fenomeno paradigma dell'astronomia, diciamo, no? C'era bisogno di una sorgente energia che buttasse fuori l'energia per di più in un stesso modo in cui lo fanno gli acceleratori di particelle. Bene, quello che succede è che nel 1968 viene scoperto un nuovo fenomeno, la prossima diapositiva. Lasciate stare, questa qui è la parte centrale, come si comporta il nebulosa del granchio, ma non voglio andare troppo in dettaglio. Allora, girate la vostra testa da là a qua. Quello che viene scoperto nel 1968 è che con un telescopio che lavora in circa 400 MHz si accorgono che esistono delle sorgenti, questo è un chart della, in cui tu vedi un impulso, un silenzio, alcuni sono più grandi, altri più piccoli, però la spaziatura, l'intervallo fra uno e l'altro è estremamente costante. Che cosa, quanto è un secondo?
questa è la prima registrazione del novembre 67, diciamo un secondo è un tempo piccolissimo, che solo oggetti molto piccoli possono sostenere in vari modi, comunque vada. Beh, per farla breve, diciamo, i primi furono coperti con un periodo intorno a un secondo. Quelli successivi arrivarono a, beh, oggi li conosciamo, quelli che fanno 1000 segnali ogni secondo. In particolare uno fu scoperto dentro la nebulosa del Granchio, che faceva 30, si accendeva e spegneva 30 volte al secondo. Che cosa sono? La prossima diapositiva vi spiega molto schematicamente cosa viene pensato. Viene pensato sostanzialmente che queste stelle che sembrano accendersi e spegnersi così, in realtà sono dei fari. Sono oggetti che ruotano estremamente veloci. Non è strano, sono oggetti che erano grandi e che sono diventati piccoli. E quindi è giusto che ruotino molto velocemente. Fortemente magnetizzati vuol dire campi che arrivano a 10 alla 15 Gauss. Sono sostanzialmente 10 alla 12 normale, 10 alla 15 ci si arriva. Fate un conto cosa significa in energia, diciamo 10 alla 15, in densità di energia, 10 alla 15 Gauss, e capite che è una cosa. Un oggetto di questo genere è molto simile a quello che si può realizzare in laboratorio attraverso il cosiddetto esperimento di Faraday. Se voi prendete una palla metallica magnetizzata e la fate girare, si sviluppa una differenza di potenziale fra polo ed equatore in condizioni di laboratorio al massimo di alcuni volt. Qui invece con quei campi e quelle rotazioni lì le differenze potenziali sono di 10 alla 15, 10 alla 16 volt, e quindi le particelle che si trovano intorno prendono delle sberle enormi e vengono accelerate dalle, diciamo, dai campi. Quindi diciamo quello che è successo è che la nebulosa di Granchio dentro c'è il suo cadavere, però è un cadavere vispo, è altro che Totò quando era nella bara eccetera, che fa 30 giri al secondo, ha un campo di 10 alla 12 Gauss, e semplicemente invece che irraggiare perché è calda, irraggia perché, diciamo, ruota, ed è una delle possibili origini anche per i raggi cosmici in generale. La prossima diapositiva, no, allora questo vi lasciamo, e quello che dice, avete 10 chilometri, densità 1 miliardo di tonnellate, un ragazzo, quello a cui vi rivolgerete, dice ma com'è possibile comprimere la roba, che fandonie è venito a raccontare? Beh, in fondo gli possiamo dire che tutti sappiamo che gli oggetti intorno a noi sono fatti di molecole, per esempio, ma fra una molecola e l'altra c'è un sacco di spazio. Le molecole sono fatte di atomi, fra un atomo e l'altro c'è un sacco di spazio. Gli atomi sono fatti con un nucleo intorno a 10 alla meno 13 centimetri e gli elettroni fuori con uno spazio vuoto immenso. La gravità è una forza, diciamo, molto molto forte, anche se debole, nel senso che, diciamo, no, non si cancella come le cariche elettriche, positive e negative. E quindi la gravità arriva a comprimere la materia fino a questi punti qui, fino a creare questi astri di circa 10 km. Quanti ce ne sono in giro? Boh, si dice intorno a 100 milioni, massimo 1 miliardo di astri di stelle di neutroni nella nostra galassia. Che come vedete, pur essendo morti, risorgono. Risorgono ruotando, beh, appunto, molto velocemente, liberando quell'energia lì. Nel caso della nebulosa del Granchio si è visto che essa rallenta la pulsar. Allora, il rallentamento lo si misura misurando il periodo e la derivata del periodo. Quanto lo rallenta? Proprio 10 alla 38 Hz al secondo, che è la luminosità di tutta la nebulosa. Cioè la quantità di energia che viene liberata di rotazione facendo rallentare la pulsa, la si ritrova tutta in particelle relativistiche. Cioè è un grande magnete ruotante che spende la sua energia rotazionale accelerando particelle con meccanismi che
in fondo, in parte almeno, sono classici studiati nella fisica. Cosa succederebbe se, invece che fermarsi a 10 km, la stella arrivasse a 5 km o a 3 km? Beh, sarebbe sempre più forte la forza gravitazionale in superficie, sempre più forte sarebbe, grande dovrebbe essere l'energia di fuga, la velocità di fuga per poter scappare. Cioè, se io prendo un oggetto di 10 km e lo comprimo fino a 5 km, beh, cambio la velocità di fuga, nel secondo caso è più alta. Una stella di neutroni, la velocità di fuga è 100.000 km al secondo, presso poco. Se comprimo, diciamo che mi diventerà 120, 150, 200.000 km al secondo, poi sempre di più, sempre di più, sempre di più. E allora diciamo, cosa succede? Supponete che io abbia voglia di esplorare un oggetto che sta diventando da 10 km sempre più piccolo. Prendo un ascensore concettualmente per scendere giù, o un elicottero, quello che volete. Scendo giù, la prima cosa che noto e che mi dà molto fastidio è che siccome i miei piedi sono più vicini all'oggetto rispetto alla testa, sono lungo circa 1,90 m, no? Divento una sorta di fassino, diciamo, allungato tutto, diciamo. Perché i piedi sono tirati di più che non la testa, essendo la testa più lontana, cioè è effettivamente lo stesso fenomeno che dà luogo alle marine, diciamo, no, no. Allora mi preoccupo, continuo a cadere giù, a un certo punto voglio guardare con la pila cosa succede, da un certo punto in poi io non vedo più la luce rimbalzare, cioè non vedo niente, perché se lo vedo adesso è perché la luce rimbalza sulle pareti, sui vostri vestiti, eccetera. Al momento in cui questo oggetto si è compresso oltre un tanto, la velocità di fuga diventa la velocità della luce. O oltre. Ma è chiaro che allora il posto diventa completamente buio, io posso urlare finché mi pare anche per la radio, mamma, però diciamo il segnale fuori non arriva perché la luce. Era già nel XVII secolo che in Inghilterra, in questo modo, che non è corretto, come diciamo, no, per presentare la relatività, però è efficace, avevano ipotizzato l'esistenza di stelle così condensate da diventare invisibili. Voi sapete che se guardo giù e vedo nero, dico lì c'è un buco nero, un buco perché la roba mi casca dentro, nero perché non vedo nessuna cosa che mi torna indietro. E quindi diciamo l'altra possibilità che uno ha alla fine della vita di una stella è di fare un bel buco nero. I buchi neri sono delle cose, diciamo, no, che evocano mistiche e cose del genere, ma in realtà sono semplicemente la conseguenza della legge della fisica, e si ritiene che nella nostra galassia ce ne sia qualche cosa come fra 1 e 10 milioni, che sono, e tutti sono residui di stelle che sono vissute nel passato. È davvero morto un buco nero? Mica tanto. Sono stati scoperti poco dopo aver scoperto la pulsar. E come sono stati scoperti? Sono stati scoperti sostanzialmente non perché noi li abbiamo visti, ma perché ne abbiamo determinato gli effetti. È un processo indiziario. Cioè il buco nero non lo si vede, però si vede, per esempio, in sistemi di due stelle, e molte stelle sono doppie, si vede che ce n'è una invisibile, cioè che non si vede, che non si vede, scusate il gioco di parole, però si vede dei gas che vanno in quella direzione e stanno cadendoci dentro, riscaldandosi. Quindi uno vede i dintorni e in via indiziaria deduce che diciamo, ci sono i buchi neri. Quindi le stelle che nascono dai gas, per forza della gravità, finiscono di nuovo, diciamo, in corpi la cui natura è determinata dalla gravità. È vero che le reazioni nucleari mantengono in vita la stella per tantissimo tempo, però alla fine
anzi agli inizi nel farle e alla fine nel farle morire o risorgere, nel senso che si è detto di continuare un'attività dopo la morte della storia normale, diciamo, la gravità la gioca ancora. Io direi che mi fermerei qui e aspetterei piuttosto le vostre domande. Grazie. Scusate, una cosa che vi volevo dire anche è che io ho portato alcuni libricini, purtroppo avevo informazioni non corrette sul numero di persone, d'altronde pesano. Qui c'è della roba che uno, un'esposizione divulgativa del lavoro scientifico fatto in Arceti nei vari rapporti. Questo qui è un fumetto sopra la costruzione del grande telescopio in Arizona. Questo qui è un sogno che abbiamo a Firenze di realizzare un museo della scienza. Questo qui è una descrizione di un grande telescopio, quello appunto oggetto del fumetto, un po' più ingegneristico, magari anche strofili, eccetera. Se qualcuno di voi, come succede, che lo vuole e non ce le ha, mi manda un messaggio e poi glielo spediamo per posta, perché non ce n'è per tutti, direi che è una piccola frazione. Magari se vi organizzate un po', che se provenite dalla stessa scuola, uno solo, però questo qui è il materiale che è qui, credo che qualcuno l'abbia già preso eventualmente, perché vedo diminuire la pila. Questa è solo un'informazione per dopo. Ok, informazione servizio, dunque adesso lasciamo un po' di spazio alle domande, lo chiamiamo dibattito ovviamente. Poi facciamo una pausa, successivamente ci sarà la dottoressa Eleonora Sani che si è laureata in fisica all'Università di Firenze con il professor Cascini, che ci racconta la giorno successiva un po' quelle che sono le iniziative di divulgazione che ad Acerbi vengono svolte verso appunto gli insegnanti di scuola media superiore, ma anche verso tutta l'attività di divulgazione verso i bambini, che è molto importante. Vorrei far notare questo, che insomma il professor Cascini è un noto scienziato internazionale e al tempo stesso riesce a conciliare l'attività di ricerca con una grossa attività divulgativa e didattica che coinvolge positivamente un sacco di gente anche molto giovane, quindi questo credo sia un segnale importante di interesse, di modo di interagire con il resto del mondo. Un'altra diciamo informazione, durante la pausa chiederei alle persone che sono iscritte al corso di perfezionamento, alcune poi tra l'altro non conosciamo, di fermarsi un attimo perché facciamo una chiacchierata sul modo in cui continua il corso, sui prossimi appuntamenti, anche discutere un po' insieme quando, quale giorno destiniamo per il corso, perché è bene che lo scegliamo insieme. Adesso se ci sono domande sono benvenute. Se ci fossero i ragazzi sarebbe inevitabile 5 minuti, vediamo con gli insegnanti. No, Ciao, il professor Paolo Baldi. Su una curiosità, che grazie a un'epoca di discorso iniziale, a Milaura della vita e morte delle stelle, diceva, ha detto, l'astronomia può contribuire in modo significativo al fatto sull'origine della vita nell'universo. Ecco, qualche cosa in più su questo. Io so solo dai giornali, no? La scoperta di relativamente recenti molecole organiche in cellule cosmiche, eccetera. Ecco, che cosa? Ma io direi che ci sono state due cose negli ultimi 30 anni, forse anche ormai di più. Diciamo, una è la scoperta delle molecole complesse nello spazio, che sono ben lontane, diciamo, ancora dal fare, no, insomma, la vita, però diciamo, sono certamente grosse e sono cadute giù a un certo momento anche loro sulla Terra. Insomma. Lo studio di queste molecole è importante non solo come tracciante delle condizioni fisiche nello spazio interstellare e nelle nubi, ma appunto anche per capire fino a dove si spinge. Diciamo, no?
La seconda cosa, diciamo, è stata la scoperta dei pianeti, che è cominciata presso poco, un paio di decenni fa, un po' meno, e oggi noi conosciamo all'incirca 150 pianeti, da un numero tondo. I pianeti che conosciamo, di cui conosciamo l'esistenza, non sono mai stati visti, con un paio di eccezioni possibili, diciamo, direttamente. Però quello che si è visto è stato determinare l'orbita. Voi sapete come è stato scoperto Nettuno. Nettuno è stato scoperto perché Urano si muoveva in modo difforme dalla meccanica celeste e delle previsioni. Non era difforme, ma semplicemente c'era un pianeta in più che perturbava l'orbita. E quindi Nettuno fu scoperto dopo che gli astronomi matematici hanno detto: andate a vedere lì, troverete un pianeta così e così. Nello stesso modo, diciamo, noi non abbiamo trovato, diciamo, visto direttamente i pianeti, ma abbiamo visto un moto delle stelle che si spiega solo se intorno alla stella orbitano altri corpi. E in questo senso si è raggiunta l'evidenza di molti pianeti, indiscutibile, sicura, cioè se poi si può svegliare un caso, ma non... Il problema è che questi pianeti, di cui noi determiniamo le perturbazioni, più sono grossi, più grosse sono le perturbazioni, quindi è facile trovare quelli che danno grosse perturbazioni, cioè i pianeti grossi tipo Giove, e non i pianeti come la Terra. Però è una questione puramente di, diciamo, se uno va con una rete con certe maglie e non trova i pesciolini piccoli, non è che è colpa che non ci sono i pesciolini piccoli, è semplicemente che le maglie sono grosse. E quindi noi abbiamo trovato sostanzialmente, diciamo, i pianeti, quelli che facevano il maggiore effetto di perturbazione. Vedete, l'esistenza dei pianeti è necessaria probabilmente per la vita. Si può arguire che uno potrebbe usare elementi chimici per costruire di altro tipo, il silicio invece che il carbonio, però stiamo attenti che il silicio è molto più raro nel cosmo che non il carbonio, quindi se ne fa di meno. Cioè, ci sono tutti i contrargomenti, per cui trovare un extraterrestre del silicone, buffo, l'idea di un extraterrestre del silicone, non abbiamo inventato niente, diciamo, e trovare, diciamo, le condizioni fisiche in cui si sviluppa la vita sono indagabili solo da lontano, in questo senso che involgono l'astronomia. Prego. Sì? Sì. I limiti sono circa 8 masse solari, sotto si fa la nana bianca. La nana bianca può avere solo una massa solare circa, il resto va buttato via, però tutte le stelle con massa sotto 8 masse solari sembrano in grado di buttar via l'eccesso e formare una nana bianca. Quella per le stelle di neutroni va da circa 8-10 fino a circa 30 masse solari, viene buttata via un sacco di roba e resta appunto una piccola quantità, oltre sembra che si facciano i buchi neri. È ancora assolutamente valido, controversia può essere sul numero di limite, però qualitativamente e a buon livello quantitativo è valido. Gli argomenti in cui si legge sono argomenti legati all'astronomia. E
capitato, penso a maggio, di leggere un articolo proprio sul sito di Repubblica, che poi non ho trovato, dovrebbe essere in cartaceo del giornale, e parlava di Magneta. Sono rimasto con un grosso punto interrogativo. Dunque, vi ho detto che i campi magnetici delle stelle di neutroni sono molto alti, 10 alla 12 e oltre. Ci sono alcuni casi, non rarissimi, in cui il campo magnetico è ancora più grande, per esempio avevo citato i 10 alla 15. Questi qui vengono chiamati quelli supramagnetizzati, anche rispetto a 10 alla 12, non è piccolo, gli Gauss. No, però se uno arriva oltre 10 alla 14, 10 alla 15 è invalsa questa abitudine di chiamarlo magnetar, cosa che non mi commuove per niente, perché sembra quasi che sia una cosa nuova, mentre già si pensava che queste potessero esistere 20-30 no, più, porca miseria, 30-40 anni fa. Cioè sono dei campi super grossi. Devo dire, no, la mia contestazione è sull'aver inventato un nome quando questi oggetti erano stati ipotizzati, adesso tutti si buttano scoperti magnetari, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo, quello che è stato detto è vero, cioè noi cerchiamo di fare della divulgazione, voi dovete capire che c'è una difficoltà per un ente di ricerca di fare della didattica e divulgazione, e sta nel fatto che la missione primaria istituzionale è un'altra. Quindi noi riusciamo abbastanza a fare degli eventi, per esempio, diciamo, ormai sono diventati abbastanza noti, diciamo, quelle che chiamiamo le bambineidi. 800 bambini mangiati dagli orchi in un pomeriggio fra le 3 e le 11 di sera. Tu sei un orco, diciamo, no? E diciamo, alla fine non si sente Erode, vi assicuro, perché avere, diciamo, per 8 ore, diciamo, bambini di età tipo 5, 6, 10 anni, e lo facciamo a Firenze una volta all'anno e poi dice mai più. Poi diciamo ci divertiamo e quindi eccetera. Oppure facciamo cose per i più grandi. Il problema è che non è il compito istituzionale maggiore, e per quello noi stiamo sostenendo anche la necessità di creare a Firenze, in occasione delle celebrazioni di Galileo, un science center come Biocomanda, diciamo, no? Che copra l'astronomia contemporanea, convinti che siamo che bisogna offrire anche ai giovani il contemporaneo, non solo l'astrolabio o gli strumenti del passato, perché un giovane è più facile che voglia vincere il Nobel con un rivelatore alla Carlo Rubbia o chiunque altro, o qualcun altro, che non essere convinto di seguire il cammino che fece Tolomeo, eccetera, eccetera. Cioè, e quindi diciamo, noi lo facciamo perché ci divertiamo, perché pensiamo che sia utile. Purtroppo non possiamo fare con continuità, però se qualcuno di voi ha delle proposte, diciamo, che possono essere mutuamente interessanti, di collaborazione o cose del genere, fatecele sapere, ne parliamo, ne parleremo del resto con i nostri colleghi qui di Siena di possibili cose da fare. E esattamente è vero, cioè l'Italia ha bisogno di un sacco più. Guardate, vi chiudo solo con un dato. A Lisbona fu deciso anni fa che l'Europa aveva bisogno di 700.000 nuovi ricercatori. Ricercatori vuol dire in tutto, privato, pubblico, umanistico, scientifico. È chiaro che in buona parte vanno il tecnico, scientifico, però diciamo tutti i campi. 700.000 entro il 2010. Questo vuol dire sostanzialmente che l'Italia è in circa un settimo della comunità europea, pesa il 15%. Quindi da 700.000 vuol dire 100.000, in Italia dovremmo avere 100.000 ricercatori, secondo i piani di Lisbona, da distribuire ormai nell'ambito dei 5 anni. Questo qui vorrebbe dire, diciamo, qualche cosa che è dell'ordine di 15-20.000 ricercatori aggiuntivi all'anno. Sì, però ci troveremo, cioè non ci troveremo invasi dai paesi asiatici, ma saremo noi andare lì a chiedere lavoro, diciamo, se continua così, diciamo, no?
Cioè, adesso è chiaro che quei numeri sono impossibili in ogni contesto, sono solo una proiezione, eccetera. Però, è chiaro che a spingere i giovani verso le cose scientifiche, e per scientifica ovviamente non si intende solo quelle che possono interessare qualcuno di noi, eccetera. Però è importante, noi ci troviamo nelle università italiane certamente con pochi laureati delle materie scientifiche. E uno dei motivi per cui mi dice, ma perché diciamo fate le cose per i bambini? Ma insomma in qualche modo anche qui però non c'è nulla proprio per bambini. Appena. E quello che siamo convinti è che diciamo ci sia un... far vedere che la scienza può essere divertente può lasciare una traccia, diciamo, no? E non solo dura, difficile, impegnativa, è chiaro che lo è, molti di voi, o quasi tutti voi, avete fatto facoltà scientifiche e sapete che l'impegno è discreto, però è secondo me una delle grandi priorità nazionali, altrimenti prendiamo la filosofia del vice ministro della Moratti, che si chiama Possa, che tempo fa in una conferenza disse: voi scienziati siete bravissimi, noi vi vogliamo bene, sembrava Benigni, no, Benigni più simpatico, e diciamo, e poi disse: però avete fatto troppe scoperte, avete scoperto tante cose, io giuro che è vero, avete scoperto tante cose, vi potreste fermare per qualche anno e applicare quello che avete già scoperto e poi ricominciate a scoprire. C'è da diventare rossi, era un pubblico internazionale. Vincenzi, per riprendere invece con uno spirito un pochino più costruttivo, volevo sentire le ultime notizie sul Large Binocular Telescope che ha visto la prima luce proprio in questi giorni e soprattutto se ci dà informazioni sulle implicazioni che il progetto e la sua realizzazione ha avuto con l'industria italiana. Forse c'è bisogno di far capire che appunto la ricerca... Beh, diciamo... parlo di LPT e di come ricordiamo Ah, è vero che c'ha dei filmati lei. Sì. Comunque velocemente bisogna tenere presente che queste macchine non sono mai finite. E quindi effettivamente diciamo, è passato un anno prima di fare le immagini, in realtà qualche mese fa ne furono fatte, a uno degli specchi. Speriamo che i risultati scientifici di rilievo possano venire entro circa un anno. L'interazione con l'industria è stata molto positiva, perché ha aiutato a sviluppare... Prima di tutto è stata fatta in Italia la parte meccanica e poi la parte ottica adattiva, e la parte ottica adattiva è una parte di alta tecnologia in cui si sono guadagnate delle competenze. Speriamo che funzioni, perché ancora non è la prima. No, scusa, no, perché bisogna togliere l'idea che costruire un telescopio ci vuole 20 anni, diciamo, ma poi non è che funzioni di colpo. Diciamo, e c'è tutto un periodo, diciamo, prima che lo puoi far vedere al ministro, diciamo, no? Passano 20 anni. Dopodiché, prima che diventi uno strumento utilizzabile, passa ancora del tempo. Cioè, la storia di tutti questi strumenti, diciamo, no? Ma insomma, qui ci sono. C'è la possibilità di vedere forse direttamente date le caratteristiche del telescopio un pianeta. Cioè, questa qui dovrebbe essere, cioè, soprattutto se l'ottica adattiva, diciamo, no, che è quella che permette alta risoluzione, interferometria funzionano, ci si riesce. Per chi fosse, suggerirei che questi qui, che sono le vicine dedicate agli obiettivi, prendesse chi più che alle cose concettuali è interessato a come funzionano le cose, quindi c'è un sacco di roba di cacciaviti, di cose del genere. Quindi direi quasi... Pensando a questi studenti, eccetera, per chi è verso il lato, direi quasi ingegneristico. Vabbè, ringraziamo. Ok, grazie. Vi lascio.